Ciao ragazzi, allora, ho messo questo titolo perché veramente vi chiedo un grandissimo favore, poi già da domani lo cambierò mettendo l'argomento giusto, però adesso ho cercato veramente di attirare la vostra attenzione perché anche se non vi importa, è un favore, gentilmente vi chiedo per me a livello personale se mi volete bene, dovete scrivere nei commenti questo hashtag, poiché abbiamo una possibilità, invieremo gli screenshot se raccoglieremo un gran numero di questi hashtag direttamente a Universal per cercare di convincerli a realizzare il sequel di Doom Annihilation, di cui si sta vociferando da veramente ormai diverso tempo. Quindi io vi chiedo per favore di scrivere hashtag please make the Doom movie sequel. Ci sono stati dei risvolti, delle notizie appunto che ora vi dirò. Se a voi non interessa potete lasciare questo hashtag e chiudere il video tranquillamente, vi ringrazio molto. Per chi invece rimarrà, ecco, praticamente mi sto sentendo con il regista su Twitter, è una cosa che già avevo accennato negli scorsi video, però ora ve lo confermo. Io e il mio amico Shane Walt, che mi fa da interprete perché lui parla bene in inglese, gli abbiamo dato magari dei nostri feedback e delle nostre idee, però sostanzialmente appunto siamo posti come dei fan accaniti, gli abbiamo detto che l'abbiamo doppiato in italiano, appunto se mi seguite sapete che abbiamo fatto un nostro doppiaggio perché il film neanche in Italia è uscito, e insomma siamo riusciti ecco un pochettino a farci privilegiare, a scoprire delle cose in anticipo, ecco. Adesso quello che veramente spero è che si faccia, perché c'è una grandiosa notizia e una pessima notizia. Vi dico, sto anche facendo questo video con il mal di gola, reduce dal Covid, veramente è stato un capodanno di merda, il peggiore della mia vita proprio. Sono stato malissimo questi giorni, ma adesso, visto ciò che è saltato fuori, non potevo più starmene a letto tranquillo, mi è proprio presa la tachicardia e ho detto, dobbiamo cercare di fare qualcosa, veramente, e quindi sto facendo questo video. Se possa servire effettivamente nel concreto non lo so, però ci proveremo. Lui ha detto che verificherà se mandare appunto questi screenshot che faremo ai vostri commenti all'Universal, e quindi mi raccomando siate in tanti, ecco. Io non so se posso parlare esattamente di ciò che è successo all'interno dell'Universal, però è successo un fatto sostanzialmente che potrebbe annullare la decisione di creare un sequel, perché allora sostanzialmente sapete che i sequel vengono realizzati se il prodotto precedente ha avuto un certo successo, no? Doom è un titolo abbastanza popolare, diciamo, quindi nonostante le critiche, una marea di critiche di odio e di asso nei confronti di Annihilation, comunque le vendite per essere un film direct to video non sono andate male. Però non è che ci sia un rientro, come dire, oh, tizio, sì, ne è valsa la pena. È un rientro minimo per Universal, suppongo, una cosa che loro ci si comprano le caramelle. Quindi perché quando hanno in produzione cose come Fast and Furious o questi titoloni così, insomma, dovrebbero pensare a far contento sostanzialmente un regista qualunque così, no? Che si va lì, propone modestamente un suo script per una saga su un brand che a quanto pare la community della versione cinematografica non la vuole proprio per come si pone. Non è, cioè, quello non è odio per dire ah no perché Doom deve essere così, quella è una marea di ignoranza di persone che di Doom non ha mai capito una sega. Io ho visto le critiche che hanno fatto e non stanno in piedi. Qui si sta parlando di un progetto che è riuscito ad uscire Annihilation solo grazie all'incredibile passione che c'è stata dietro. E io veramente ho bisogno che la cosa si ripeta, perché in questo modo la butteremo in culo a tutti quegli stronzi che ce lo vogliono impedire. Voi non potete rendervi conto di che vuol dire realizzare un sequel di questo film dopo quello che è successo. Sarebbe una cosa eclatante, ma soprattutto una soddisfazione a me a livello personale. Doom non è mai andato oltre il primo capitolo per una saga cinematografica. Fare un sequel, e che sequel? Perché attenzione, la notizia grandiosa è questa. Il titolo, cioè quello che è scritto proprio sulla sceneggiatura, me l'hanno mostrato, ha condiviso pubblicamente il regista lo screen della pagina iniziale del copione. Signore e signori, Doom Hell on Earth. Porca puttana, ma voi non vi tenete conto di che cazzo vuol dire? Se voi avete mai giocato ai Doom classici, i Doom storici, voi sapete cosa vuol dire Hell on Earth. Lo sapete, cioè, proprio. Ma vi rendete conto che si vuole fare un film sul capitolo Hell on Earth? E venite ancora a dire no, il film non è fedele al videogioco, no no. Perché il Doom è femmina, oddio, allora è totalmente diverso, andate a cagare. Io sogno ormai da diverso tempo, sogno il momento, il glorioso momento in cui potremo prendere tutte quelle teste di cazzo e dirle mandate a cagare, visto che il sequel si fa alla faccia vostra.
So che a molti può sembrare una cosa di vabbè, niente, così, cioè proprio, ma per me ragazzi sarebbe una cosa talmente eclatante. Io veramente, a parte le pippe mentali che mi sto facendo su cosa potrebbe esserci scritto tra quelle pagine, che cazzo potrebbe succedere nel film, io veramente il momento, cioè proprio l'annuncio, no? Dire sì, è ufficiale, il film si fa, io che quanto cazzo ho a cuore il gioco e ho sempre pensato che una saga cinematografica è una cosa proprio inarrivabile che non sarebbe mai può succedere neanche per scherzo. Avere il secondo capitolo di una saga cinematografica su Doom, non potete capire che cosa significa. Cioè, oltre l'hype che posso avere perché so io che lo aspetto tantissimo a livello personale, ma proprio anche una soddisfazione per un regista che veramente ci ha creduto fino alla fine. Che può aver anche avuto il supporto dai fan veri, cazzo, i veri fan. Che non è che tutti quelli che hanno schifato il film hanno torto. Ci sta i gusti, ci sta la divergenza, le opinioni. È ovvio che comunque per certe cose deve essere diverso dal gioco. Però, porca puttana, vedi quando la massa si pone in una maniera veramente imbecille nei confronti di un prodotto? Cioè, ci sono state delle robe atroci per quanto riguarda adattamenti da videogiochi in live action, lo so, delle cose imbarazzanti a livelli incredibili. Però guarda, quando poi c'è qualcuno che ci prova col cuore, con le pochissime possibilità che ha, che venga ripudiato a prescindere, per cui non gli viene data la possibilità, capito? Cioè il giudizio per il film era già stato deciso prima dell'annuncio. Cioè il film, senza mostrare nulla, come era stato solo annunciato, ha detto, ah, sarà una merda perché quello prima ha fatto cagare, quindi farà cagare questo, sicuro, è impossibile fare qualcosa di decente con le action, ma non scherziamo. Dove andremo a finire così? Dove vogliamo arrivare? Cioè, non possiamo affidarci solo a cose eclatanti come The Last of Us, che sta facendo questa serie TV che guarderò molto volentieri. Spero che possa smuovere un po' nel campo degli adattamenti live action, porca puttana. Avendo giocato entrambi i capitoli, a me il trailer mi ha veramente preso. Non è che io sia tanto legato a The Last of Us, però comunque mi piace abbastanza. E quindi questa serie, comunque, spero che veramente, oltre a smuovere le cose, sia veramente meritevole e il trailer, via, mi lascia presagire bene, no? Perché, oddio cieli, che ha l'aspetto diverso, allora la bocciamo a prescindere, andate a cagare. Non è così che funzionano i fottuti adattamenti live action. Cioè, per quanto essere aspetto di un attore, quello è gusto, l'adattamento, di prendere il concept e dire, ok, quello che sto guardando è The Last of Us, quello che sto guardando è Doom, effettivamente sa di Doom. Per dire, cioè, come dire, se Dragon Ball Evolution tu lo guardi, cioè, non è Dragon, cazzo sto guardando, questo è Smallville, per dire, no? Ecco, quindi lì la gente ha ragione, in quell'ambito lì. Ma non è che se Goku era asiatico, americano, allora le cose erano diverse. È che quello non è Goku, è quello il punto. Poi la trama può avere dei cambiamenti, certi elementi possono avere delle reinterpretazioni, cioè, vuol dire, sta parlando comunque di artisti che per forza di cose faranno un'interpretazione, perché ogni artista lo fa a modo suo. L'importante è che tu quando guardi una cosa dici, ok, questa che sto guardando, che poi io trovo anche interessante personalmente, magari non avere la stessa trama copia e incollata, se no mi guardo direttamente il prodotto originale, trovo anche interessante delle divergenze. L'importante è che appunto il prodotto sia effettivamente un mettere titolo, che ne so, prendiamo Sonic, no? A me Sonic 2 mi ha fatto cagare, però, a molti è piaciuto e va benissimo, perché comunque Sonic 2 mantiene fedelmente il concept di Sonic. E se rimaneva soltanto il primo film, cioè, Do Tails e tutte le altre robe, dove le andavamo a mettere? È ovvio che ce ne servono di più. Cioè, perché in un film solo non è che ti mettono Sonic, Tails, Shadow e tutti i cazzi ammazzi. Per questo ci sono da fare 2, 3, 4. Stessa cosa quanto riguarda Doom. Doom c'è così tanto da mettere in scena che ha voglia la saga quanto potrebbe. Cioè, potrebbe essere una saga lunga come quella di Resident Evil, che è stata a quanto pare, perché io di Resident Evil non sono un esperto, però la saga cinematografica è stata molto del cazzo, purtroppo. Però è quello il numero di capitoli ideale che servono a brand come Doom, Sonic e cazzi ammazzi per essere trasposti in una saga cinematografica. Quindi, no, cazzo, non è a dire, ma non c'è il Dungano, perché ancora il Dungano deve diventare. Doom Annihilation era un origin story. Porca troia. Doom 1, plot, prima o poi che inizi a giocare, un gruppo di marine viene inviato nella base lunare di Phobos a seguito di un'invasione da parte di forze sconosciute che ha decimato tutto il personale che lavorava lì, tutti i marine che arrivano vengono uccisi, tranne il protagonista che a seguito della sua battaglia contro queste onde demoniache diventerà il Doomguy. Cosa succede in Annihilation? Succede tutto esatto che la squadra appunto muore, rimane soltanto lei, che in questo caso è la Doomgirl, e la diventerà la Doomgirl per quello che sta passando. Ma come cazzo fate a non arrivarci, eh? Veramente, dai, su, spero veramente che possiamo riuscire ad ottenere questo grande risultato, veramente per una volta non è solo i soldi che la devono fare da padrone, deve essere proprio la passione, poi spero che Universal ci possa guadagnare quanto più possibile, perché loro hanno il diritto, è giusto che lo facciano, che li sfruttino, però
Però fatelo veramente, non solo perché avete tutto questo odio dietro, questa insicurezza. Lo so che è difficile sfondare vista la situazione per live action, però per favore Universal, voi siete gli unici che ce la potete fare, a parte forse quelli di The Last of Us. Però loro lì è tutto un altro mondo, perché The Last of Us è molto più cinematografico, è molto più narrativo, Doom invece è tutta un'altra roba, tutta un'altra proprietà di maniche, quindi lo so che è difficile. Però dai, cioè, cerchiamo veramente di farci sentire. Grazie a tutti, spero il video vi sia piaciuto, ci sentiamo a presto anche con altri argomenti qui a Sharkelle.